Bosco Nero. Oggi faremo un percorso molto più lungo del solito, tra l'altro che non ho mai fatto, e in totale dovremmo fare circa 40 km. Cercando di risparmiare energie, quindi in questo momento sto andando abbastanza piano. Inoltre non dobbiamo neanche perderci, perché dove andremo è un po' un labirinto. Mi sono studiato il percorso prima di partire, l'ho guardato un po' di volte, in teoria dovrei averlo memorizzato nel cervello. Il problema è che il mio cervello è ancora mezzo addormentato. Questa è una strada che non ho mai fatto in vita mia, vedremo dove ci conduce. Da questa strada andiamo a Argentera, un'altra piccola frazione, questa la conosco abbastanza, ho già in testa dove dobbiamo andare. Questa è la campagna che si trova tra Rivarolo e Fabria, però come dicevo all'inizio è un dedalo di strade.
quella che avete appena visto, la cascina che avete appena visto, era la cascina dove è nata mia nonna. È nata in quella cascina. Pensate, mia nonna, quando era piccola, si faceva questa strada per arrivare fino a Favria, visto un paio di chilometri da qui, per andare a scuola. Però diciamolo, è bellissimo, è veramente una zona bellissima. Siamo a 16,2 km, in teoria dovremmo arrivare più o meno a 18 km intorno a Favria, poi torno indietro e se mi avanzano dei chilometri li faccio poi intorno a casa mia. Adesso stiamo tornando, farò più o meno la stessa strada, anche se a un certo punto ho deciso di fare un percorso leggermente diverso, più che altro per comodità. Quasi 34 km. Ne mancano 6 per completare il giro. Sono distrutto. Alla prossima.